Cari amici del TMV News, buonasera, benvenuti ad una nuova puntata del TMV News, puntata del sabato che dedichiamo ad una figura molto importante del nostro calcio. Facciamo qualche passo indietro nel tempo e andiamo ad analizzare la figura di Enzo Bearzot, perché su di lui è stato realizzato un libro. Ne abbiamo parlato durante la presentazione di questo volume al Museo del Calcio insieme ad alcuni protagonisti di quell'Italia allenata da Enzo Bearzot. Iniziamo con Ciccio Graziani, che fa un ritratto di Bearzot e racconta anche qualche aneddoto particolare sull'ex commissario tecnico della Nazionale. Ciccio, alla presentazione del libro su Bearzot hai raccontato tanti aneddoti sull'ex CT della Nazionale. Il primo che ti viene in mente adesso qual è? Beh, il primo che mi viene in mente è lo scherzo, uno scherzo di serio, vero, che l'abbiamo buttato in piscina. Lui ci diceva: guardate che non so nuotare, ma noi pensavamo scherzassi, invece non sapeva nuotare davvero. Abbiamo rischiato che l'Italia dovesse andare avanti in quel mondiale senza più il CT, a parte gli scherzi, ma quando ci siamo accorti che non sapeva nuotare, per fortuna è caduto vicino al bordo della piscina. Zoff e Tardelli si sono buttati, gli hanno dato una spintarella, si è attaccata, a quel punto è detto, si è salvata a questo giro. Senti, un tecnico come Bearzot adesso non c'è in giro? No, non ce ne sono più, adesso c'è tutta una tecnologia diversa, un mondo diverso, questi erano allenatori cosiddetti vecchio stampo, no? Con le loro grandi capacità tecniche, umane, i rapporti, i comportamenti, le regole, ma prima mi viene a dire che si viveva meglio anche avendo molto meno di quello che hanno oggi, 4-5 cose essenziali fatte bene e si andava avanti. Non a caso tu da ragazzino mangiavi il pane con le patate. Ah, io vogliate, quando c'era il pane, quando c'era, se no erbe e patate si mangiavano, broccoli e patate, specialmente la sera. Io lo dico sempre scherzando, ma poi è la verità, io la prima volta che ho mangiato il prosciutto a 16 anni, prima, tant'è vero, quando mi ha portato il prosciutto ho detto: ma scusate, ma la mortadella non ce l'avete? E questo mi dice: ma come, al ristorante ad Arezzo? Ma guarda che il prosciutto è meglio della mozzarella. Dopo, quando l'ho assaggiato, dico: ma in effetti, per dirti che insomma noi siamo cresciuti in un mondo completamente diverso, ben per questi ragazzi di oggi, anche se a volte avere troppo ti toglie il gusto di goderti quel poco che a volte invece tu hai e ci tieni tanto. Alberto Cerruti adesso, grande firma della Gazzetta dello Sport, che ha avuto modo di conoscere, di vivere Enzo Bearzot, ce lo racconta in questa intervista. Era presente anche lui alla presentazione del libro sul commissario tecnico azzurro. Siamo al Museo del Calcio con Alberto Cerruti. Oggi, questa sera, si presentano due libri sulla storia mondiale. Sì, su due grandi personaggi, Nando Martellini, telecronista, che ha raccontato l'avventura dell'Italia al Mondiale del 1982, il suo famoso urlo finale: campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo, è rimasto nella storia. Un libro scritto da Pino Frisoli e Borometti, e poi un libro dedicato a Enzo Bearzot, che ovviamente è stato il grande protagonista di quell'avventura. La particolarità di questo libro è che è stata scritta dal marito della nipote. Lui ha avuto tre nipoti, Giulia, sposato Giacomo Moccetti, e Giacomo Moccetti ha scritto questo libro raccontando Enzo Bearzot anche dal punto di vista familiare, quindi ci sono dei racconti assolutamente inediti, e non è il solito libro agiografico. Davvero lo consiglio a tutti, come quello di Nando Martellini. Ecco, tu che hai conosciuto molto bene Enzo Bearzot, paragonandolo a qualche tecnico di oggi, riesci ad avvicinarlo a qualcuno o no? No, impossibile. Impossibile, perché era un mondo diverso, un uomo molto duro, che andava anche allo scontro, ma un uomo molto onesto. Lui diceva che il complimento migliore ricevuto dai suoi ragazzi, come li chiamava lui i suoi giocatori, era quello di avere un'onestà feroce, perché era onesto ma allo stesso tempo durissimo. E dopo tutte le critiche, le offese, più che critiche, le offese ricevute, dopo la vittoria del Mondiale 82, lui diceva che gli davano più fastidio gli elogi ipocriti che le critiche stesse. Ecco, questo per far capire com'era Enzo Bearzot. Sinceramente non c'è nessuno come lui oggi. Che effetto ti fa tornare a Coverciano, che insomma, ti ha visto seguire la Nazionale per tanti anni? Qui sono state costruite alcune delle fortune della Nazionale.
Beh, io ho cominciato a seguire la nazionale proprio con Enzo Berzot nel 1979, l'ho seguita per 31 anni e mi fa un certo effetto, lo confesso, un po' di emozione, perché l'ultima volta sono venuto nel 2010, 13 anni fa, era la nazionale campione del mondo di Lippi, io ho cominciato con un campione del mondo Berzot e ho chiuso dopo 31 anni con un campione del mondo Lippi. Vedo che è tutto cambiato, mi fa molto piacere avere visitato il Museo del Calcio, un gioiellino merito di Matteo Marani, e mi auguro che tanta gente venga a visitarlo, perché davvero è un tuffo nella storia, non nel passato, nella storia del calcio italiano. E che effetto fa invece vedere una nazionale, quella di oggi, in difficoltà, se vogliamo, perché insomma mancano anche tanti giocatori giovani italiani da poter lanciare in serie, insomma, che nazionale è? Beh, una nazionale è figlia di un campionato pieno di stranieri, perché sono state giustamente celebrate le imprese di 6 squadre italiane che sono ancora in corsa nelle coppe, però sono 6 squadre italiane ma piene di stranieri, e la nazionale italiana invece deve giocare soltanto con gli italiani, quindi non si può paragonare la nazionale italiana con le squadre italiane, sono due mondi diversi, e la nazionale italiana paga principalmente il fatto di non avere giocatori italiani titolari nelle grandi squadre. Dall'alto della tua esperienza, come si risolve il problema razzismo negli stadi? Con provvedimenti duri, provvedimenti severi, che ci devono essere dentro e fuori gli stadi, e invece purtroppo tante parole e pochi fatti. Ai nostri microfoni adesso un altro campione del mondo del 1982, Giancarlo Antognoni, che peraltro ha avuto un rapporto molto stretto con il commissario tecnico Berzot, lo racconta anche proprio in questa intervista, perché in effetti Antognoni aveva sempre una grande concorrenza in nazionale, una certa stampa del nord premeva per poter vedere in azzurro, in quel ruolo, nel ruolo di Antognoni, altri calciatori, ma Berzot è andato sempre avanti dritto per la sua strada, ha sempre convocato Antognoni, ha sempre avuto fiducia nel numero 10 della Fiorentina. Sentiamo dunque Giancarlo Antognoni. Io parlo di Berzot chiaramente perché quello con cui abbiamo convissuto tanti anni insieme benissimo, e quindi era doveroso anche da parte mia venire a questo evento. Martellini sì, anche lui, però insomma in modo un po', abbiamo vissuto un po' più marginalmente, mentre con Berzot almeno io personalmente devo ringraziarlo per tutti gli anni che mi ha fatto praticamente giocare dall'inizio, e quindi doveva assolutamente venire. E poi salutare qualcuno della famiglia, non so, c'è il nipote mi sembra, e vedere un po' quello che ha scritto nel libro. Per noi Berzot praticamente, per noi, per me personalmente, è stato come un secondo padre, molto così. Ha un carattere molto deciso, mi ha sempre fatto giocare per 10 anni di fila, quindi gli sono molto riconoscente sotto tutti i punti di vista, sia come uomo ma anche soprattutto come allenatore. Ecco, Berzot ti ha sempre difeso, ti ha sempre chiamato nonostante una certa stampa del Nord volesse altri giocatori, magari Peccalossi. No, magari Peccalossi, magari tutti gli altri, per quello diciamo io sono legato, oltre al fatto non solo di avermi fatto giocare, ma insomma era una persona coerente, una persona che non si lasciava un po' condizionare da nessuno, andava avanti per la sua strada e poi alla fine è riuscita a ottenere la cosa più importante, cioè vincere un mondiale con una nazionale che praticamente aveva creato lui già dal 78 e poi nell'82 ha raggiunto l'obiettivo massimo. Ecco, in quegli anni c'era grande abbondanza di giovani talenti italiani, non a caso poi Berzot ha creato la nazionale, è arrivato a vincere il mondiale con tanti campioni. Oggi la nazionale italiana ha invece da questo punto di vista grandi problemi. Sì, in effetti negli anni 80 non c'erano tanti stranieri, nell'80 uno solo, poi siamo arrivati massimo a 3 stranieri. Quindi il resto della squadra era formata da italiani. Se noi pensiamo nell'82 ai mondiali, non ha mai giocato Vierco, non ha mai giocato, cioè poco, non ha mai giocato Baresi, Franco, non ha mai giocato altri giocatori importanti, quindi vuol dire che c'era
quantità notevole di giocatori che potevano giocare al posto loro. E sì, un problema attuale dell'Italia, non solo dell'Italia, un po' in giro per tutta l'Europa, però prevalentemente dell'Italia, anche perché gli allenatori italiani non è che fanno giocare molto volentieri i giovani, i pochi giovani italiani che ci sono emergenti. Ma ti posso chiedere che effetto ti ha fatto Retegui in nazionale? Tu sposi questa linea o penseresti più a tutelare il prodotto interno? Guarda, il giocatore così, diciamo straniero, che poi è uno straniero un po' anomalo, è ben accettato. Questo ha fatto due gol, quindi non gli puoi nemmeno dire nulla, non puoi dire nulla nemmeno a Mancini che l'ha convocato. Perché, però, chiaro, si penalizza un po' qualche giocatore italiano che gioca nel nostro campionato. Però, se sono gli oriundi, prendiamo anche gli oriundi, visto che ce ne sono non molto pochi di giocatori a disposizione italiani. Adesso parliamo anche di stadi, gli stadi italiani che sono sempre sotto accusa per la loro inadeguatezza. Ne abbiamo parlato con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che si è soffermato anche sul problema tifosi che si sono macchiati di episodi di razzismo in questa settimana nel corso della partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Sentiamo dunque il presidente partenopeo. Presidente, la procura di Napoli ha appena aperto un fascicolo su quello che è successo in curva, un suo commento. Vabbè, questa è una storia che dura credo da 50 anni, cioè finché non si prende la legge della Thatcher e la si mette proprio mutuandola in Italia, avremo sempre questi problemi, perché quelli non sono veri tifosi, quelli sono delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio e di mortificare i veri tifosi o le famiglie con degli episodi che sono davanti agli occhi di tutti. Teme dei disordini quando ci sarà la festa Scudetto? Mi auguro di no, anche perché la festa Scudetto avverrà allo stadio e quindi allo stadio ci possono essere dei disordini, o comunque penso che noi abbiamo la fortuna di avere un signor questore e un signor prefetto, quindi credo che tutte le precauzioni possibili. Poi voi parlate di festa Scudetto, ma non è che ci stiamo portando Iella da soli, che a furia di parlare di Scudetto, poi alla fine questo Scudetto s'ammoscia. E poi bisogna vedere anche quando si vincerà questo Scudetto, perché se uno lo dovesse vincere anzitempo, probabilmente anche la celebrazione arriverà man mano, no? Perché già i napoletani stanno festeggiando in tutta la città. Io sono molto preoccupato di questo, perché essendo estremamente scaramantico, ero molto più scaramantico con il cinema, poi con il calcio, perché si gioca una o anche tre volte a settimana, uno deve mettere da parte la scaramanzia, no? Però adesso me la stanno facendo tornare, perché dico, ma mi sembra un po' una follia tutto ciò, ma fa parte del colore napoletano al quale fin da bambino sono stato abituato e nutrito. Arrivato a questo punto della stagione, secondo lei quali sono stati gli ingredienti chiave per un campionato simile? Ma sono sempre gli stessi, cioè saper fare il mercato, non avere alcuna difficoltà a levare le pecore nere, perché molto spesso uno crede di dover arrivare a vendere o a piazzare. Uno può anche arrivare a scadenza contrattuale e finalmente dire: bene, da oggi tu, visto che non ti sei mai sentito partenopeo o di colore azzurro, è bene che tu vada da qualche altra parte, no? Che poi voglio dire, vede, Maradona, c'è una bellissima confessione di Berlusconi quando voleva proporgli
di portarlo al Milan. Poi tutti e due si sono guardati negli occhi e hanno detto no, non è possibile. Quelli sono uomini veri, ma dei uomini veri lo sapete anche voi, ce ne sono pochi. Chi c'è oggi invece sente questo essere partenopeo azzurro? Ma noi abbiamo una squadra estremamente rinnovata e io credo che questi giovani si siano resi conto di essere un corpus unicum e quindi finalmente siamo in 11 o in 22 piuttosto che essere in 3, 4, 5, 1, no? Mi pare che si gioca per tutti, poi chiaramente ci sono le partite che riescono meglio, le partite che riescono meno bene, però voglio dire, questo ripeto è, sta nel gioco delle parti. Presidente, un'ultima cosa, la sua tifoseria calda e insomma esigente, le chiede certe garanzie, c'è cioè il tema del costo del biglietto, che cosa si sente di dire a loro? Il tema del costo del biglietto, signori, io credo che il Milan, quando noi andremo su, incasserà oltre 10 milioni e noi forse arriveremo, se no, a 5 milioni. Il Milan credo che un biglietto massimo lo abbia messo in vendita a 800 euro e noi l'abbiamo messo massimo a 340 per la Posillipo e a 500 per la tribuna autorità, dove ci saranno se no 80 posti, perché poi tra quelli che gestisce il comune, tra quelli che dobbiamo dare agli sponsor eccetera, rimane ben poca cosa. Quindi io credo che, veda, se lei compra una Mercedes, una Porsche, una Fiat, qualunque macchina a Napoli, la paga meno che a Milano? Credo. Siamo così arrivati alla conclusione di questa ricca edizione del TMV News. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata.